Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore». Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. È indubbiamente molto forte la parola del Vangelo di quest'oggi, che ci mette tutti in una condizione di guardarci dentro nel cuore e vedere se in noi c'è una vera e propria conversione, perché se i pubblicani e le prostitute ci passano davanti nel regno dei cieli, poveri noi, soprattutto per quelli che pensano di essere giustificati, quelli che soprattutto in questo tempo storico dicono che non hanno bisogno della confessione perché i peccati sono sempre quelli. Quelli che non hanno bisogno del perdono di Dio, perché dicono che già tanto poi combino sempre le stesse cose e quindi non vado a confessarmi. Per coloro che dicono che la confessione non serve a niente, perché non vado a raccontare le mie cose ai sacerdoti. E potremo andare avanti ancora. Avanti verso quelle persone che dicono che non hanno bisogno del perdono di Dio, perché peccati non ne fanno mai i nuovi santi. Gesù invece ci dice qualcosa di molto diverso quest'oggi nel Vangelo. Ci dice che noi non siamo giustificati per le opere, ma siamo giustificati per la fede. Vi è dentro di noi purtroppo un retaggio moralistico che ci induce a pensare che se noi ci comportiamo bene, se facciamo le cose come Dio comanda, noi siamo salvi, ammesso e non concesso che qualcuno ancora creda che esista la salvezza, e che quindi non occorra dibatterci nella nostra vita per pensare chissà a quali cose. Basta avere il cosiddetto minimalismo cristiano, quello di comportarsi abbastanza bene per poter poi meritarci il paradiso. E poi, fondamentalmente, visto che l'inferno non esiste, all'inferno non ci va nessuno, quindi andremo tutti in paradiso, sia che abbiamo fatto del bene, sia che abbiamo fatto del male. Perché se l'inferno non esiste, siamo tutti destinati al paradiso. Ma forse le cose non sono così, forse le cose sono molto diverse, forse dobbiamo guardare al Signore in maniera del tutto particolare. Gesù nella pericope evangelia di quest'oggi ti dice: è inutile continuare a dire sì, sì, Signore, sì, sì, io ti amo, ti voglio bene. Come diciamo molto spesso, spero tutti i giorni, la mattina, la sera: ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti amo con tutto il cuore, ma è proprio vero? Il Signore ci dice quest'oggi ancora una volta: vedi di convertirti, di cambiare la tua vita, ma soprattutto di inserire dentro nella tua esistenza
un atteggiamento completamente diverso rispetto alla moralità. Il Gesù non vuole che noi ci comportiamo bene, anche quello, ma vuole prima di tutto che crediamo in Lui. Spesso oggi l'impressione è che noi abbiamo una fede senza Cristo. Abbiamo una terminologia oggi dove sentiamo tante parole dai telegiornali, dai giornali, da internet, eccetera. Siamo un po' bombardati da tanti discorsi e da tante parole, è vero. E allora abbiamo perso la sostanza delle parole. In italiano, nella grammatica italiana, si dice il sostantivo. E il sostantivo è semplicissimo, perché il sostantivo è qualcosa che ha sostanza, cioè qualcosa che ha una pregnanza importante nella costruzione della frase, il sostantivo appunto. Noi abbiamo perso la sostanza delle parole e quindi noi diciamo giustamente di credere in Dio, ma diciamo di credere in Gesù Cristo? Noi diciamo di credere in una ipotetica Chiesa, ma noi crediamo nella Chiesa di Cristo? Crediamo che Gesù è il Figlio di Dio? Crediamo che Gesù è la seconda persona della Trinità? Ah, ma queste cose sono da teologi, no? Queste cose non sono da cristiani normali. Eppure invece è proprio così. Perché se noi non crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, se non crediamo che Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, non comprendendo fino in fondo che cos'è la Santissima Trinità, indubbiamente, ma che Dio è Padre, che Dio è Figlio, che Dio è Spirito Santo, che Gesù è venuto nel mondo a salvarci, che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, e potremmo andare avanti con queste definizioni così semplici, ma che oggi non rientrano più nel nostro linguaggio, non hanno più quella pregnanza dentro nella nostra vita. Siamo diventati, come diceva quel filosofo, siamo diventati dei cristiani atei. Voi direte, ma questo è un ossimoro, è un'iperbole. Eppure non è, non è così. C'è un cristianesimo ateo, cioè un cristianesimo che apparentemente è cristiano, dice di essere cristiano, ma fondamentalmente è ateo. Perché? Non crede più in Dio, non crede più nella Trinità, non crede più in Cristo. Gesù ci dice che il Signore è venuto, ci ha parlato, ci ha detto cose straordinarie e grandi. Pensate solo oggi, dopo 2000 anni di storia cristiana, nel nostro contesto, pensate come i nostri paesi, le nostre città, i nostri luoghi sono stati, in un certo qual modo, imbevuti di cristianesimo. Andiamo nelle grandi cime delle nostre montagne e troviamo queste bellissime croci. Andiamo per i nostri paesi, basta un'occhiata alla lontana e vediamo campanili, croci, statue, madonne. Andiamo per le strade, troviamo capitelli e troviamo luoghi dove la fede si è incarnata in un contesto storico. Andiamo nei musei dove l'80% delle opere d'arte sono tutte opere cristiane, ispirate dal cristianesimo, ispirate dalla vita cristiana. Eppure noi non riusciamo a fare quel passo di dire, ma tutto questo patrimonio, anche patrimonio artistico, patrimonio storico, dove lo sappiamo, pensate che il 60-70% del patrimonio culturale del mondo è in Italia, del mondo, una cosa impressionante. Eppure noi non riusciamo a farci una domanda semplicissima. Ma tutto questo,
Che cosa mi dice oggi, dopo 2000 anni di storia di cristianesimo? Certo, c'è la crisi della Chiesa, certo, c'è la crisi di tutto, sì, siamo tutti in crisi, indubbiamente. Ma al di là di tutta questa crisi, a me personalmente, non mi dà uno sguardo completamente nuovo su quella che è la realtà di cui noi oggi viviamo, di cui oggi noi ci imbeviamo, di questa cultura, di questa dimensione cristiana? Perché se non ci dice niente, potrebbero essere due le situazioni: o noi siamo dei ciechi che non vediamo niente, oppure facciamo finta di non vedere niente. E allora Gesù nel Vangelo oggi ci dice una cosa importante. Ci dice: guardate che se voi, da tutto quello che ci circonda, partendo dalla bellezza del creato, soprattutto nei nostri luoghi, che è facilissimo cogliere immediatamente la presenza di Dio, bellissimi tramonti, il lago straordinario, le montagne e quant'altro. Se noi non riusciamo a cogliere in questo, nel cogliere nei segni di 2000 anni di storia, eccetera, guardate che i pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti nel Regno dei Cieli, perché loro si sono convertiti, loro hanno capito queste cose, sì, hanno vissuto una vita da pubblicani, hanno vissuto una vita da prostitute, hanno vissuto una vita da peccatori, ma poi si sono convertiti, hanno cambiato la loro vita, hanno capito che hanno sbagliato. Ma voi non l'avete fatto. E quindi vi passeranno davanti del Regno dei Cieli. Fratelli e sorelle, è un impegno veramente impressionante quello che il Vangelo quest'oggi ci pone dinanzi. Ma noi siamo capaci di avere questa testimonianza così forte nella nostra vita per dire: forse è il momento con cui anch'io devo ricominciare la mia esistenza, devo ricominciare la mia vita. Che non è sufficiente dire sì, sì, Signore, come abbiamo sentito queste due persone, questi due fratelli. Ad uno il padre dice: vai a lavorare nella mia vigna. No, Signore, non voglio andarci. Ma poi ci va. E l'altro che dice: sì, sì, Signore, ci andrò, certo, per fare bella figura con gli altri, per fare bella figura con l'altro fratello, ma poi non ci va. A volte siamo così anche noi, abbiamo una grande responsabilità, che è quella di trasmettere la nostra fede, la fede cristiana, tutto ciò che è il comandamento cristiano, quella che è la testimonianza vera e propria dell'essere di Cristo, alle nuove generazioni. E diciamo: sì, sì, Signore, ti voglio bene. Ma poi nella realtà della vita, quando siamo fuori dalla porta della Chiesa, ci siamo già dimenticati tutto. È perché la vita, è perché le situazioni, è perché gli affari, è perché il commercio, è perché questo. E allora ci dimentichiamo immediatamente tutto. Quanta ipocrisia. A volte anche nelle preghiere, dico la verità, a volte nelle preghiere faccio un po' fatica a pregare perché mi sento profondamente ipocrita. Quando prima della comunione, battendoci il petto, diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma è proprio vero che non siamo degni. Signore, aiutami perché sono un povero peccatore. Ma se qualcuno ci dice che siamo dei peccatori, subito diciamo: piano, calma, chi ti dice che io sono un peccatore? Ce lo possiamo dire noi, che siamo magari ipocriti, che siamo incapaci di mettere in pratica i comandamenti di Dio, ma guai se ce lo dicono gli altri.
Forse abbiamo bisogno di ascoltare di più il Signore per metterci in un'ottica completamente nuova. Abbiamo bisogno di risolvere questi nodi della nostra vita per ricominciare quella vita di Cristo, quella vita cristiana, per cui attraverso la potenza di Dio e la misericordia di Dio ricominciamo da capo una vita rinnovata, cambiata, vera, profonda, che non ha paura di niente e di nessuno, ma testimonia in maniera plateale, coram populo, davanti a tutti: io sono un cristiano, voglio cominciare, è vero che sono un peccatore, è vero che non ci riesco, però io ci tento tutti i giorni, ci provo tutti i giorni, tento e ritento tutti i santi giorni per poter arrivare a Cristo, a mettere al centro Cristo nella mia vita. Quello che ci manca a noi, fratelli e sorelle, in questo mondo di oggi è proprio questo: a noi manca Cristo. Abbiamo tutto, ma ci manca Cristo. È come una grande scatola, molto bella, piena di fiocchi, fiocchettini, colorata, bellissima, una grande scatola, ma dentro non c'è niente. Non c'è più Gesù, non c'è più il Figlio di Dio, non c'è più Cristo. Bisogna ritornare a Lui, iniziare un'amicizia nuova con Cristo, un rapporto nuovo con Gesù, cominciando dall'Eucaristia, perché Lui, guardando la croce, che è Lui che ci parla e che ci dice: se vuoi essere cristiano, devi vivere un rapporto diverso con me, che sono il Salvatore del mondo. Chiediamo al Signore veramente di introdurci in questa via nuova, in modo che i pubblicani e le prostitute che si sono convertite ci possono passare dinanzi, indubbiamente, ma noi dietro, semplicemente, cominciando a dire: sì Signore, aiutami, per mia colpa e mia grandissima colpa, ma voglio ricominciare, perché voglio che Cristo ritorni ad essere al centro della mia vita. Non tanti discorsi, non tante parole, non tanti moralismi, ma semplicemente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che mi cambia completamente la mia vita. Fratelli e sorelle, solo da questo possiamo pentirci e ricominciare da capo. Che il Signore ci dia questa grazia straordinaria, perché possiamo veramente ritornare a Lui e ridarci tutto ciò che ci è necessario. Quello che noi chiediamo al Signore è una grazia grande, indubbiamente, perché chiedere questa conversione non è una cosa da poco, perché iniziare un'amicizia nuova con Cristo non sono cose di poco conto, sono cose che vanno domandate con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi. Bisogna veramente rimetterci ad abbracciare Cristo, abbracciarlo nel senso vero del termine, avere questo abbraccio profondo. Quando noi, e concludo, guardiamo il crocifisso ha una dimensione impressionante, al di là della sofferenza, del dolore, eccetera, eccetera, che è quello di allargare le braccia. Gesù muore con le braccia allargate, in modo che possa abbracciarci sempre sulla croce. Ma bisogna lasciarsi abbracciare. Bisogna lasciare che Lui possa prenderci e abbracciarci, non scappare davanti all'abbraccio di Cristo. In una grande mistica, Sant'Angela da Foligno, che aveva avuto delle ispirazioni particolari in merito a Gesù Cristo, e diceva Gesù a questa santa, Sant'Angela, diceva: ricordati, Angela, che non sono stati chiodi
a tenermi attaccato alla croce, ma è stato l'amore. Ecco, forse a noi manca proprio questo, manca questa consapevolezza dell'amore di Cristo per ciascuno di noi, che l'amore di Cristo possa muovere i nostri cuori, perché attraverso questo abbraccio straordinario e unico di Cristo possiamo fare veramente l'esperienza della sua presenza. Ci ha lodato Gesù Cristo.